3, 2, 1, ciak! Ciao e bentornati nella mia cucina. Oggi vogliamo fare un unboxing di due prodotti simili ma diversi. Questi due bei prodotti che li vende la Lidl. C'è anche un prodotto comparabile, omologo di marca, che non abbiamo più trovato. Esiste, sì. Però non siamo riusciti a trovarlo, quindi abbiamo fatto i tre nemici alla di coca e i tre nemici al cioccolato. Sono simili, però uno è la bicocca e l'altro il cioccolato, quindi facciamo, vediamo un po'. Secondo me sono buoni tutti e due, perché mi pare di averli già assaggiati lì, perché, sono tutti e due dichiarati come sempre senza l'olio di palma, che pare che l'olio di palma sia a morte in persona. Comunque, allora, però, farcitura della bicocca al 35%, mica poco, eh. Prego. Un bel strato. Sì, c'è un bel strato, ne ho già mangiati, sul posto destroso, zucchero, sciroppo, amido, gelettine, zucchero ancora, farina di frumento, acqua, olio, ah, sì, uova, sicuramente sono uova allevate a terra, infatti, zuccheri da succo di pera, benissimo, non si sa cosa serve, albume, emulsionanti, acidi grassi, siete sempre le solite robe, lecitine, sali, aromi, proteine, latte. Più in giù che andiamo, più gli ingredienti sono pochi e poi sono strani, no? All'inizio. All'inizio c'è la farcitura di bicocca, il latte, la purea, eccetera. Poi andiamo giù, c'è acido sodico, lecitina, sale, aromi, proteine, sono un po' dubbiosa. Comunque, su 100 grammi, questa è una confezione da 200 grammi, è diviso in 6 pacchettini da 33 grammi l'uno. Uno di questi merendine qua, tanto per capirsi, ha 112 calorie e 100 grammi, mezza confezione, ha 350 calorie. 100 grammi è come un piatto di pasta condito, mezzo di questo è come un piatto di pasta condito circa. Poi abbiamo quelli al cioccolato, che è un po' diverso le scritte dietro, eh. Chi li produce? Andiamo un po', ma non te lo dico perché è prodotto per Lidl, non ti dice chi lo fa. No, non te lo dico, comunque qua abbiamo, ah, sempre 35% di cioccolato come la bicocca, 35%, poi c'è gocce di cioccolato, nocciole, quindi se qualcuno è allergico alle noci qua, alle nocciole, uova, sempre a terra, siero e latte, pollo, emulsionanti, sì perché se non metti emulsionanti il cioccolato si separa, farina, olio, semi di girasole, ovviamente non uso l'olio di palma ma uso l'olio di girasole, uova, ancora, vediamo se usano anche qua, no. Sempre poi alla fine abbiamo tutti questi ingredienti lievitanti, acidi di carbonato, antiossidanti. Per fortuna sono in ultimo. Allora, calorie praticamente uguali, un qualcosina in più, ma la stessa cosa. 3,39 per 100 grammi, 3,63. Qualcosina in più quella cioccolato, eh? Va bene, prodotto per Lidl, ben svegliate la mattina e salutate la suocerina. Ah, non si dice qui? Apriamo. Li vedete da Lidl questa, la freccia. Io purtroppo avrei dovuto trovare quello, ah, ragazzi, si vede già che è un prodotto, ah, si vede già quando lo apri, già prendo lo sa qualcosa. Allora, questo lo dico, guarda, sono confezionate, sono merendine buonissime, sono merendine buonissime, mamma mia, è un prodotto pensato per bambini ma sono troppo buoni. Guarda che roba. Quelli al cioccolato come saranno? Uguali. Sì, ma sono più buoni quelli al cioccolato. Si può scegliere tra la cimetta, l'orsetto e anche la È il parte. leone. Il leone, guarda che bello il leone. Sì, sono proprio. Adesso ne apriamo uno così, guarda. C'è tanta crema dentro, eh. Non è che quello al cioccolato ci vado matto, però quello alla bicocca adesso. Sì, c'è tanta roba dentro Buona qua. Ah. Ma, qual è il problema allora? bicocca. È tipo di cioccolata?
No, non è neanche il tipo cioccolato, siccome è tutto l'insieme che non... Serviva la pasta, serviva di più alla marmellata che alla Sì, è il cioccolata. tipo di pasto. Se dovessi scegliere, ce ne sono altri gusti o ci sono solo l'albicocca? C'è solo l'albicocca che tu sappia. Il prezzo non lo sappiamo, ma non è eccessivamente caro sicuramente. Intanto c'è una marmellata che è buona. E con la pasta, secondo me, si abbina molto meglio la bicocca che il cioccolato. Quindi devo dire una cosa, stavolta, a dispetto di quello che pensavo, mi tocca contraddirmi e dire che preferisco, al mio gusto, acquisto la bicocca. Eh sì, a prescindere dal prezzo, che non lo sappiamo. Cosa vuol dire questo Come casa oggetto? succede? Ah sì, anche a casa nostra preferiscono la La bicocca. bicocca, sì. Ah, vediamo, quindi c'è già stata una preferenza. Io non so niente. Sono meglio... No, non lo sapevo... Sono meglio quelli della bicocca che quelli del cioccolato. Perché abbiamo preso quelli del cioccolato? Per fare la prova. Invece che il cioccolato? Perché mi piace il cioccolato, però in questo caso preferisco la bicocca. Quindi, se dovessi scegliere tra le nastrecce alla bicocca o le nastrecce al cioccolato, o meglio, tenere amici il cioccolato o la bicocca, preferisco quelli della bicocca. Sì, a sto giro mi tocca abbandonare la cioccolata e preferire quelle all'albicocca. Ok, ciao. E ricordate, siamo ciò che mangiamo. No. Ciao, e Ciao! ricordate, acquistate con gusto! Ciao!